simulazione Blender che andremo a vedere. Quello che state vedendo adesso è la simulazione al computer del globo, che mostra quanta curvatura sarà visibile e quanto dovrà abbassarsi l'orizzonte man mano che aumenta l'altezza dal suolo da metri zero fino a 100 km. In questo video mi sono fermato alcune volte durante l'ascesa. Prima fermata a 30.000 piedi, pari a 9.144 metri. Già a questa altezza dovremmo essere in grado di vedere la leggera curvatura della Terra su ambedue i lati della vostra veduta. È quello che si dovrebbe vedere se vivessimo veramente su un globo. Ma non c'è alcuna curvatura a 9.144 metri. Questa è una fotografia scattata da un aereo. Ma andiamo avanti. Fermiamoci qui a 52.000 piedi, pari a 15 km e 800 metri. Se ricordate, questa è l'altezza appena più bassa di dove è arrivato Auguste Piccard nel 1931 col suo pallone. Cosa ha detto Auguste Piccard per descrivere la Terra a 52.000 piedi? C'è scritto ancora su Wikipedia. Auguste Piccard disse che la Terra gli sembrava un disco piatto con i bordi rialzati. Potete descrivere la stessa cosa qui? Ovvero che ci sono i bordi rialzati? Ovviamente no, ma andiamo avanti. Ci fermiamo qui a 62.300 piedi, pari a 19 km. È l'altezza a cui sono arrivati gli astronauti russi nel 1933 con un pallone. 19 km sono più alti dell'altezza di crociera del Concorde e più alta del MiG-29. La rivista Popular Science descrive l'esperienza di questi astronauti russi come segue. Guardando fuori hanno cercato invano di rilevare qualsiasi curvatura della Terra sull'orizzonte. Osserviamo ancora il nostro globo, combacia con quanto hanno descritto gli astronauti russi? Non crederete che questi astronauti abbiano cercato invano di rilevare la curvatura sull'orizzonte, mentre avrebbe dovuto essere come questa? Proseguiamo. Eccoci fermati a 70.000 piedi che corrispondono a 21 km e 350 metri. Osservate quanto si è abbassata la curvatura e quanta curvatura è visibile sui lati se vivessimo su un globo. Confrontiamola con un filmato reale dell'aereo spia U2 a 21 km. Si avvicina a quello che dovremmo vedere se vivessimo su un globo? Curvatura? No curvatura. Curvatura? No curvatura. Ma andiamo avanti. Ci siamo fermati a 114.800 piedi, quasi 35 km. Questa è l'altezza a cui è arrivato questo pallone. La curvatura della Terra dovrebbe vedersi molto bene da questa altezza. Non abbiamo bisogno di strizzare gli occhi per impegnarsi con la tattica delle compressioni video fasulle per vedere la curvatura della Terra a queste altezze. Ma questo è come appare la Terra veramente attorno a 35 km. È ovvio, semplicemente non è visibile alcuna curvatura a 35.000 metri. Dov'è la curvatura? Confrontate questo vero video con il globo fasullo dove la curvatura è chiara, senza nessun dubbio. Ma andiamo ancora più in alto. Ci siamo fermati a 128.000 piedi, ovvero a 39 km. Desidero osserviate quanto si è abbassato l'orizzonte. Questo è il globo a metri zero. E adesso confrontatelo a 39 km. Osservate quanto si è abbassato l'orizzonte e come si vede la curvatura. Ma rivediamo insieme cosa ha visto a questa altezza. Vediamo quando apre lo sportello della capsula. Ovviamente l'orizzonte appare piano, ma non c'è solo questa ripresa. Dobbiamo andare a vedere fuori dallo sportello. Quello che stiamo analizzando qui è l'abbassamento dell'orizzonte.
Rivediamo come dovrebbe essere a metri zero se viviamo su un globo e adesso a 39 km. Qui l'orizzonte è come si vedeva il suolo e qui a 39 km. Non c'è alcun cenno di abbassamento di orizzonte, assolutamente. Il globo è totalmente falso, ma andiamo avanti più velocemente. Abbiamo raggiunto l'altezza massima del nostro simulatore del globo a 329.400 piedi, pari a 100 km e 400 metri, dove è stata corretta la distorsione dell'obiettivo occhio di pesce. Perché si è fermato qui? Perché 100 km e 400 metri è l'altezza massima dove è arrivato il Blue Origin. Questo è il filmato. Questa è la presunta altezza massima dove è arrivato il Blue Origin a 100 km e 400 metri. Non c'è alcuna curvatura misurabile, anche a questa altezza estrema. Curvatura? No curvatura! Curvatura? No curvatura! Non serve discutere, questo dimostra inequivocabilmente che la Terra è piana.